Sasà Salvaggio. Eccolo, buonasera! Buonasera! Eccolo! Buonasera Sasà! Buonasera, buonasera, buonasera! Vediamo questo calore siciliano, vediamo! Va. C'è il calore siciliano. Allora, buonasera, cominciamo subito le notizie. Signori, siamo in pieno periodo di saldi. Come si dice, si saldi chi può. Allora, sì, quest'anno continueranno fino a fine febbraio, addirittura in alcune regioni d'Italia arriveranno anche a metà marzo, però state attenti alle super offerte in saldo, perché ci sono delle fregature. Pensate che a un pensionato in Calabria hanno venduto uno scolapasta bucato. Bisogna stare attenti, Allora, però comunque una donna su due ha preso d'assalto già i centri commerciali, i negozi. È il giorno che noi uomini soffriamo, quando la tua fidanzata, la tua compagna ti dice di prima mattina, amore, e quando lei ti dice amore, vedremo che vuole se... Andiamo al centro commerciale, beh, da madre santissima, tu che ci dici no? E va bene, che già lo fai con un'aria, e mentre stai uscendo, lei ti dice quelle due parole che ti ghiacciano a casa. Amore, non dimenticarti la carta di credito, beh, da madre. È inutile che ridete, io non la chiamerei carta di credito, io la chiamo carta di svenimento, perché appena arriva l'estratto conto ti viene un collasso, ti viene... Grazie, pensate che a Genova ad un signore hanno rubato la carta di credito e neanche ha fatto la denuncia, ti immagini? Sì, ma veramente, infatti poi l'hanno trovata dopo i carabinieri, gli hanno detto scusi ma come mai non ha fatto la denuncia? E lui ha risposto perché il ladro spende meno di mia moglie, ti immagini? Cioè risparmiamo! Grande successo anche di vendita nei duck store in Italia, sapete la catena che vende solo papere di gomma. La cosa divertente di questi negozi è che quando tu chiedi a un commesso scusi dove si trova la papera, lui ti dice qua, guarda che pubblico meraviglioso anche stasera. Oh, ma guardate che bella notizia, presi dall'euforia dei saldi, una coppia in Toscana fa sesso davanti al supermercato della Coop. Ma tu immagini, signore e signori, cioè questi vanno al supermercato della Coop e del resto è normale, alla Coop si accoppiano. Aspetta, no, ma la verità è che saranno entrati dentro il supermercato, hanno comprato uno yogurt e avranno comprato quello Müller. Fate l'amore con il sapore. Dice, erano in macchina, come si fa? Proviamo. Capito? L'ho provato. Aspetta, Roma. E meno male. Pensate se invece del Müller compravano quello Activia. Guardate, io l'ho provato. Questa Activia c'ha questo bibitus acti regularis. Signori, io una volta l'ho preso, il tempo del corridoio al gabinetto non ci sono arrivato, ma le corse, pensa che c'è un amico mio che prima si siede nel bagno, poi si prende lo yogurt e ci attivia tutte cose, ci attiva, vabbè, funziona. Comunque le donne ci sfruttano in questo periodo al centro commerciale, vi faccio vedere una foto che arriva dalla Cina, guardate, dalla Cina con furore, guarda qua. Dice amore mi fai salire, quello si inchina, gli fa il gradino umano, niente. Siamo vittime, signore e signori, anche perché da un'indagine, pensate che è un'indagine fatta in più di 100 centri commerciali in Italia, la donna nel periodo dei saldi è un'altra persona, è più sorridente, è felice, si trasforma, di solito è incazzata, quando invece no, quando al centro commerciale, che sono una donna, hanno sempre la fatica, no? Dici capino la spesa, amore me lo tieni che mi fa male il braccio, quando sono al centro commerciale non ci fa male più niente, pigliano 10, 20 sacchetti, cici, devo spostare la macchina, la pigliano e la spostano loro, no veramente, poi camminano, che di solito una donna fa tre passi, mi fanno male i piedi, dammi un passaggio, lì, per chilometri al centro commerciale non sentono fatica, non sentono niente. E poi quando vedono quello sconto 80% gli batte il cuore, sì, come il primo giorno quando eravate fidanzati, ma perché per la donna il punto G, lo dico per i maschi,
non è nel corpo, è nella parola shopping. Lì è nella parola shopping e nella Gold American Express. Quelli sono i punti. Signora, bravo, lo so. Comunque il posto per noi mariti, fidanzati, è il camerino. Nel camerino non abbiamo via di scampo, perché là qualsiasi cosa diciamo è sbagliato. Quando lei esce dal camerino e ti dice: amore, come mi sta? Se tu ci dici ti sta bene, risposta: ecco, me lo dici perché devo andare a casa. Hai capito? Don Baggio? Cioè, oppure se tu sei onesto e ti dice: come mi sta? Tu dici: ti sta un po' male. Lei che ti risponde: ecco, non ne capisci niente di moda. Perciò qualsiasi cosa, tanto che l'altro giorno una commessa, c'era mia moglie, e mi ha detto: sì, che ne pensa? Io ho detto: signorina, mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere. Assolutamente no. Anche per noi comici i saldi sono belli. Infatti è il miglior periodo per fare le battute scontate. Ah, che sciccheria! Grazie a tutti! 1, 2, 3, pubblicità! Dopo!